Cari amici telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Tempi Supplementari che oggi passiamo in compagnia di Massimo Scattarella. Io sono sempre più inquietato, ho sbagliato via della palestra. Io continuo a dirlo, è una cosa impressionante. Mi sento. Meno male che ho lasciato la giacca, Dai, che fatto sembro. bene, fatto bene. Adesso però serviranno più che muscoli, serviranno parole. Perché abbiamo un ospite, un amico, un grande critico televisivo. Io ho conosciuto leggendolo sul Metrò, dove fa benissimo un mestiere particolare, che è quello di analizzare i programmi televisivi, analizzare Un quell'aspetto critico. televisivo della società che anche Popper ha analizzato nel suo TV Cattiva Maestra. Ha scritto un libro bellissimo, lui è un saggio, L'Italia s'è mesta, e prende ispirazione da un pensiero di Montanelli. Per risolvere i problemi bisogna parlarne, cioè non Confermo. bisogna vergognarsi di analizzare un problema. Ma adesso glielo chiediamo, Massimo, perché dovrebbe essere con noi, e do il benvenuto ad un amico, do il benvenuto a Mariano Sabatini. Buonasera a tutti, Eccolo grazie di avermi chiamato. qua, Mariano. Mariano, sono qui con Ciao Massimo Mariano. Scattarella. Io gli ho già detto, comportiamoci bene, che questo è cattivo. Ci tratta di un male, ho detto io non sono manco grosso, mi nascondo, che devo E fare? confrontiamoci, Ma vediamo. posso dirti che un libro molto molto interessante è appunto L'Italia s'è mesta, dove prendendo spunto da una riflessione di Montanelli si analizza una cosa vera, cioè per parlare di un problema che può essere rappresentato da un avvitamento anche del proprio paese che amiamo, come me, come io e te, bisogna parlarne, vero Mariano? Il segreto per salvarsi nella vita è parlare. Sì, Montanelli diceva, ed è una frase degli anni 50, diceva: non è vero che si difende la patria senza metterne in discussione i principi borghesi. È proprio parlando di questo, mettendo in discussione questi, che si è patriottici. Questo libro, che tu hai avuto la bontà di citare, è un libro che descrive l'Italia dagli occhi, vista attraverso gli occhi dei corrispondenti stranieri. È uscito qualche tempo fa per Giulio Perrone Editore, devo dire, mi ha dato grande soddisfazione. È uscito in un periodo in cui l'Italia era sotto la reggenza di Silvio Berlusconi, quindi rimarrà come un documento, spero. Sotto la reggenza del personaggio politico Silvio Berlusconi abbiamo avuto anche l'innesto di un processo televisivo, mi rivolgo anche a Massimo, che è stato commerciale. Il famoso film bellissimo Il Caimano racconta in uno sketch meraviglioso di un Berlusconi che presenta alle casalinghe italiane un nuovo modo per andare avanti, che è il fenomeno televisione, la comunicazione semplice, diretta, istintiva, istantanea sotto certi aspetti. Mariano, la domanda è per te. Quel tipo di televisione, poi sfociata nei reality, non c'è più bisogno di una professionalità, c'è bisogno di una presenza fisica. Possiamo parlare di una nascita che è diventata un aborto? Pier Silvio ha detto: i reality inizino a riposare. Cosa ne pensi? Se veramente l'ha detto è una cosa positiva, perché i reality, soprattutto il Grande Fratello, sono nati come un esperimento che è durato fin troppo e che comunque ha modificato la televisione italiana. Non c'è programma, anche tradizionale, che ormai non offra anche lo sfondamento cosiddetto della quarta parete, che non faccia vedere cosa accade al di là delle telecamere, cosa accade nei camerini, cosa accade dietro le quinte. Quindi, in questo senso, il reality show, in primis il Grande Fratello, è servito per togliere ritualità alla televisione. Adesso forse un po' di ritualità, un po' di ritorno alla professionalità che tu citavi, non sarebbe male. Ecco Massimo, tu hai partecipato anche a diverse edizioni del Sì, Grande sì. Fratello. Parlando di Grande Fratello, viene in mente una opportunità, un'esperienza per una generazione precarizzata, per una generazione che purtroppo deve costruire con le proprie mani, rimboccandosi le maniche, il proprio futuro e che talvolta tende, diciamo, a travisare qual è il messaggio del Grande Fratello, che non so se Mariano può darmi ragione, è un'esaltazione dei 15 minuti waroliani sul concetto di popolarità. Tu ti sei Purtroppo accorto? diventano un po' di più di 15 minuti. Diventano anche No, sì, mesi. molto di più. Ecco, Massimo, Allora, tu cosa pensi di tornando a quel questo? discorso di Mariano, sono d'accordo. Io ti dico un esempio, no? Endemol è comunque un programma Grande Fratello in tutto il mondo. Solo in Italia chi esce da Grande Fratello, però fino a 5-6 anni fa, è riuscito ad avere la possibilità di fare l'attore. Gli altri che hanno fatto il Luca Grande Fratello, Argentero, un per dire, esempio. vabbè, Luca Argentero, ognuno di noi poi ha una strada che ha preso, no? Argentero è molto bravo. Adesso è molto bravo, con tutto il rispetto. Quando ha iniziato a fare i carabinieri, io l'ho seguito
col tempo è diventato bravo perché ha avuto la possibilità di diventare bravo. No, no, perché chi ha quello che viene ormai definito come l'X Factor non lo acquisisce sul campo facendo le cose, ce l'ha o non ce l'ha. Si può diventare un onesto operatore dello spettacolo, un onesto comprimario, ma Grazie Mariano per all'ugualdanza. avermi catalogato così, grazie. Perché tu che c'entri? No, sto scherzando. Invece Luca Argentero ha la stoffa, e ce l'aveva anche prima, del protagonista. Sì, il Non a protagonista, caso sì, però lavora con Mariano, scusami se ti interrompo, però registi di l'attitudine, grande seguito come Ferzan Ospetek, eccetera. Mariano però dico con l'esperienza uno migliora, no? Se vai a notare un attimino le puntate dei primi Carabinieri che ha fatto, agli ultimi film, io ho tanto di cappello, è bravissimo, però c'è stato proprio un netto miglioramento dovuto anche alla possibilità di farlo, perché Ma se... altri che hanno fatto gli Sì, attori, mi viene in ecco. mente Montrucchio, per non fare cognomi, neanche con decenni di gavetta riusciranno a Sì, eguagliare quello sì, su il quello hai talento ragione. recitativo di Luca Argentero. Tornando al discorso di prima, in altri paesi, in Europa, cioè il Grande Fratello lo prendi solo come un'esperienza in quel momento, poi torni a fare la vita che facevi prima. In Italia è stato un format che ha... Travisato. Sì, perché è stato un format che i primi anni... Io ho parlato con i miei amici delle altre edizioni, noi qualcosina siamo riusciti a guadagnare, loro hanno fatto veramente i soldi. Loro hanno fatto veramente, cioè io ti parlo di, io sono stato l'unico e fortunatissimo a fare Lo una serata spettacolo. con Taricone, l'unico che ha voluto fare la serata con me, cioè lui prendeva 30 milioni di vecchie lire a serata. Eh beh, erano il fenomeno No, del momento. dico, è chiaro che noi facendolo abbiamo pensato, noi che veniamo dalla, io che vi parlo di me, semplice, che vengo dalla strada, di migliorare, ho migliorato la mia vita, tra virgolette, ho aiutato la mia famiglia, però purtroppo non possiamo dare colpa a noi di questi reality, ma a chi è dietro Ma tutto ciò, certo, perché ma certo. c'è un business e ti dico, Mariano, sono veramente senza un'anima, senza spina dorsale, sei solamente una carne da macello che prendono, sfruttano, mangiano e poi buttano, sei quello e Parli basta. dell'indotto. Se, purtroppo Parli dell'indotto, sta del diventando business. quasi commovente questa No, è puntata, così, Mariano, perché... penso che tu me lo insegni, no? C'è tutto un meccanismo dietro a questi format che sei solo una pedina per loro. E Basta. vabbè, basta sottrarsi al meccanismo. Se Eh non ci sì, si chiaro, no, sottrae al però meccanismo, si aspetta, diventa Mariano, conniventi. col segno del poi va benissimo, però Però una penso che persona... sia un gesto anche di grande maturità da parte di Massimo dire una cosa del genere. Altri difendono Sì, ancora sì. quell'immagine. Segno No, del no, ma poi, col certo. segno del poi ci sta perché però tieni presente, immagina una persona come me che stavo da 2 anni sbattuto per lavoro, arrivi là, ti fanno il contratto, Anche leggi un regalo in me, più che riesci a fare a tuo nipote per il quale tu ce ne ho stravedi. due, S2 è bello, è una cosa per vedi carità. media. Infatti non si criminalizzano mai i partecipanti, cioè si criminalizza il sistema Ma è un televisivo che ha sistema. utilizzato i Sta reality diventando come buonissimo, No, Mariano. ma è un Mariano, no, ma televisivo. perché penso che lo sa che è un sistema veramente non sano, non sano. E purtroppo c'è gente che esce da Grande Fratello che purtroppo poi rimane chiuso in quel personaggio e chi depressione, io ho amici depressione che non Cioè escono più di Massimo per la casa. strada si ferma con tutti e risponde in dialetto se uno gli dice Bra, una cioè parolaccia. Cioè è rimasto il ragazzo che comunque non si è altro lasciato un no, po' no, quello no. trascravolgere. Create un Io sindacato, gli ex del Grande Fratello. infatti oggi l'ho invitato e penso che Massimo di questo mi possa dare atto. Ho detto Massimo vieni come Massimo Sì, Scattarella, che è la bravo. cosa più Sì, bella, penso. no, ma io voglio essere ricordato come Massimo Che Scattarelli. è un ragazzo come tanti con Che delle fa oggi qualità Massimo? Che assume. lavoro fa? Mariano, in questo momento sono tornato a fare il personal trainer e faccio, grazie al Grande Fratello, dei seminari in palestre in Puglia, Basilicata, dove io vado per un'oretta Mariano, il suo avambraccio è quanto me e do la praticamente. possibilità. Sì, fai attenzione a non incontrare Cecchi Paone che va a caccia di Cecchi personal Pavone l'ho trainer. incontrato l'anno scorso a Barbara D'Urso. Sì, hai ragione. È un tipo un po'.
Mi difendi tu almeno, Sì, Massimo, mi sì. difendi. No, Vabbè. ma non gli piacciono i ragazzini gracilini come Ah, meno te. male, Ha allora. bisogno di qualcosa Mariano, mi sono da... costruito un salvavita Beghelli senza saperlo. Bravissimo. Mariano, scusa, prima di salutarci, un'altra riflessione. A volte l'esagerazione della ripetitività del prodotto, la meccanizzazione del prodotto, non si inventa più niente in questo paese. Vanno bene i RIS? 7 edizioni. Va bene la squadra? 12. Va bene il Grande Fratello? 13. Stiamo un pochino perdendo la voglia di scommettere come paese. Ma sai, è difficilissimo, difficilissimo. Vengo proprio ora da una manifestazione della RAI, di Radio RAI, che cercava i talenti. Ho ascoltato, credo, 30 demo di 30 aspiranti conduttori, con me una giuria di giornalisti, di colleghi di varie testate, c'erano anche i mandarini della RAI, eccetera. È difficilissimo, molti di quelli che ho ascoltato sarebbero pronti per parlare su molte delle radio nazionali che ascoltiamo quotidianamente, ma anche pronti per Radio Rai. Si cerca la creatività, poi non è che ogni volta che accendiamo la televisione o accendiamo la radio veniamo illuminati dalla lucina di Archimede Pitagorico che trova l'illuminazione. È difficilissimo, sono 80 anni di radio, 60 anni quasi di televisione. È A me posso dirlo difficilissimo. comunque, Mariano, io lo dico, è una persona straordinaria, mi riferisco a Pippo Baudo. Quando vedo Pippo Baudo alle Iene Un vendere il debuttante. prodotto dell'anziano a me non piace, a me. Ma è un debuttante Pippo Baudo, cioè hai fatto un nome di un No, è neofita. questa voglia di rivendere commercialmente un talento infinito che è il suo sfruttandone l'età, a me non è piaciuto. Sì, e oltretutto è stata una provocazione un po' azzardata da parte della rete, che è una rete che si rivolge ai giovani, e quindi, Il pesce sai, lì fuor d'acqua. c'è la voglia di un personaggio che non vuole mollare perché ha fatto tutto, ha avuto tutto dalla vita e non vuole mollare. Tu, all'età di Pippo Baudo, farai la stessa cosa. Grazie Mariano per la... Io posso restare a tempi su... Mi posso tenere i miei tempi supplementari, Mariano, vero? Tutto a posto, no? Sì, ma magari facendo anche altro su altre emittenti, su altre platee. Mariano, Non io ti... mollerai mai, tu ami troppo il tuo lavoro e non mollerai ne mai neanche te. Come diceva Neruda, ama veramente chi ama senza speranza, ma continuiamo ad amare senza speranza, Massimo, che rimaniamo così. Mariano, rimaniamo così come siamo, che è Sì, la cosa certo, più chi bella. posso? Mariano, grazie per essere Abbracci. passato da Radio Rai ad aver trovato un amico qui a Telebari a tempi supplementari. Ciao Grazie Mariano, veramente, ciao, Mariano. abbracci, buona serata. Ciao. Ciao, buona serata. Ringraziamo Mariano Sabatini per essere stato qui con noi e fra un po' ci sarà una sorpresa con il nostro amico Massimo Scattarella. Un qualcosa che lo riscatti sotto un certo punto di vista. E saluto tutti quanti i nostri telespettatori e vi ricordo che tutto questo è tempi supplementari. Grazie. Nome, Massimo cognome, Scattarella, età, 37 anni, altezza, 1,73. non mentire, altezza, 1,73. età, 37 anni. non mentire. No, non posso mentire. Ultima volta allo stadio. Ultima volta allo stadio l'anno scorso, non mi ricordo quando, ma no, San Nicola o della Vittoria? San Nicola. Sono vecchio, però sono stato a San Nicola, dai. Giocatore del Bari preferito? In questo momento nessuno. Sarà contento il nostro amico Caputo. Giocatore del Milan preferito? Ibra. Quante serate in un mese grazie al Grande Fratello subito dopo l'uscita? Quante Ho fatto fino adesso 89 serate. serate in un mese a 2 anni dall'ultimo Grande Fratello? Ne ho fatte, dividi, il primo anno ne ho fatte 60, 61, ora ne ho fatte il resto, una 20, 28, 27, però va Barbara bene. D'Urso o Alessia Marcuzzi? Alessia perché è più umana. Rai o Mediaset? Rai in questo momento, Grande Mediaset. Fratello oggi o Lavoro domani? Prima Grande Fratello e poi Lavoro domani. Rifaresti il Grande Fratello? In questo contesto adesso non più. La Sì, bionde verità, la verità. Tutte o brune? e due, tutta la vita. Come ti sei trovato oggi a Telebari? Benissimo, Ti piace sì. tempi supplementari? Ma Molto, quanto molto. è bravo Alvise Cagnazzo? Ma non esageriamo, è simpatico, iniziamo dalla simpatia.